A Lentini una donna di 39 anni è stata uccisa con colpi d'arma da fuoco, accusato dell'omicidio un 82enne. I consiglieri di opposizione di Alleanza per Paternò e Diventerà Bellissima, chiamati in causa dal sindaco Nino Naso dopo la presentazione della mozione di sfiducia ed accusati di irresponsabilità, rispondono al primo cittadino. Ed in relazione alle dichiarazioni del consigliere Agata Marzola, il primo cittadino di Paternò, Nino Naso, ha voluto replicare. Incontro oggi in Commissione Attività Produttive all'ARS con una delegazione delle aziende del pirotecnico in Sicilia. La regione siciliana metterà a bando entro il prossimo mese di luglio dei fondi per le aziende siciliane in ginocchio a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. A Paternò si è tenuto questo pomeriggio presso la sala conferenze della biblioteca comunale un tavolo tecnico convocato dall'amministrazione comunale. Argomenti centrali, cultura e turismo. In questa occasione presentato alla città il nuovo assessore alla cultura, Rosanna Natoli. Un patrimonio storico-artistico inestimabile, quello che si conserva sulla collina storica di Paternò, abbandonato a se stesso. Con il presidente dell'Archeoclub Ibla Maior, Francesco Finocchiaro, scopriamo l'ex convento dei Cappuccini. E adesso parliamo del mercato bisettimanale di Adrano. Dopo il lungo periodo di chiusura, la gente è tornata a fare acquisti tra le bancarelle. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che questa sera apriamo parlando di cronaca nera. A Lentini una donna di 39 anni è stata uccisa con colpi d'arma da fuoco, accusato dell'omicidio un 82enne. I dettagli nel primo dei nostri servizi. Mattinata di sangue a Lentini in provincia di Siracusa, una donna di 39 anni, Giuseppina Ponte, è stata uccisa questa mattina intorno alle 11 con colpi d'arma da fuoco. La donna è stata trovata in casa in una pozza di sangue. Indiziato dell'omicidio della donna è un 82enne, Antonino Zocco, fermato dai carabinieri del nucleo operativo con l'accusa di omicidio. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo al termine di una lite ha preso l'arma da fuoco detenuta illegalmente e sparato due colpi al torace della donna. I due vivevano assieme, l'anziano infatti aveva ospitato la donna in difficoltà economica in casa sua. L'82enne è stato interrogato dal sostituto procuratore Marco Dragonetti, che coordina le indagini insieme ai carabinieri. Beni per 20 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Catania agli eredi di Vincenzo Guglielmino, deceduto nel dicembre del 2018, imprenditore del settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il provvedimento emesso dal Tribunale su proposta del direttore della DIA, il generale Giuseppe Governale, riguarda la AEF Servizi Ecologici SRL, la GV Servizi Ambientali SRL e poi ancora immobili, un opificio, terreni, autoveicoli, rapporti bancari e finanziari. Guglielmino era stato arrestato nel 2017 e nel 2018 con le operazioni Piazza Pulita e Gorgoni, con l'accusa di essere il volto imprenditoriale del clan Cappello. Secondo la DDA, aveva costruito il suo impero economico grazie alla fattiva collaborazione con il clan, dal quale riceveva protezione e l'affidamento di importanti appalti pubblici a fronte di sostentamento economico. Cambiamo argomento, parliamo di politica paternese. I consiglieri di opposizione di Alleanza per Paternò e Diventerà Bellissima, chiamati in causa dal sindaco Nino Naso dopo la presentazione della mozione di sfiducia ed accusati di irresponsabilità, rispondono al primo cittadino. La mozione di sfiducia al sindaco Nino Naso a Paternò apre un fuoco di polemiche tra maggioranza ed opposizione. Nel suo intervento il primo cittadino ha puntato il dito soprattutto contro i gruppi di Alleanza per Paternò e Diventerà Bellissima, con i primi accusati di poca coerenza, visto che si sono candidati prima a sostegno del primo cittadino, salvo poi decidere di andare via, mentre per il gruppo di Diventerà Bellissima il sindaco Naso ha parlato di non essere in linea con quanto pensa il presidente della regione e leader regionale di Diventerà Bellissima, Nello Musumeci, che ha criticato qualche anno fa la scelta di quei consiglieri che non rispettano, promuovendo le mozioni di sfiducia, la volontà del popolo. Lui ha accusato me, il consigliere Sciacca e il consigliere Paternò di cambio di casacca, ma il sindaco dimentica che lui è un maestro cambio casacca. Basti pensare che durante la giunta Failla
Lui, assessore, a quei tempi si è dimesso solamente 2 mesi prima della fine della legislatura della Giunta Failla per convenienze personali, perché il suo obiettivo era successivamente sostenere un altro candidato. Ci ha invitato a dimetterci perché noi abbiamo vinto insieme a lui, ed è vero, noi siamo stati sostenitori della campagna elettorale, abbiamo sostenuto questo sindaco. È anche vero che io, insieme al consigliere Sciacca e al consigliere Paternò, abbiamo la responsabilità di dire alla città che abbiamo sbagliato a sostenere questo sindaco, perché dopo 2 anni e mezzo, nonostante lui avesse avuto 14 consiglieri di maggioranza, in consiglio non ha portato una delibera importante per poter iniziare questa famosa rivoluzione che ha tanto decandato in campagna elettorale. Non ha messo in atto nessuno dei punti, non ha previsto un piano di sviluppo economico della città, non ha previsto un rilancio del centro storico e delle periferie. Vi sono ancora delle strade che sono veramente lasciate all'abbandono, così come i relativi quartieri. Non è stato portato in consiglio il piano regolatore, non abbiamo iniziato neanche il piano cimiteriale. Basti pensare che, nonostante la gente ha pagato, ancora oggi aspetta loculi e tombe. Infatti io, insieme ai colleghi di opposizione, abbiamo richiesto un consiglio straordinario, e ha pensato bene il sindaco, per attuare la sua campagna acquisti verso i consiglieri di opposizione, di mettersi d'accordo con qualcuno dei miei colleghi e rinviare il consiglio al 24 giugno, quindi bloccando anche i consigli straordinari che noi avevamo richiesto per fare chiarezza. Noi siamo convinti della mozione di sfiducia, noi siamo pronti ad andare a casa, ma deve essere pronto anche lui. Ed è vero che dobbiamo dire una verità: lui ha parlato del conto consuntivo, che in realtà noi avremmo avuto la possibilità di non votare e andare a casa, ma la città deve sapere che se noi non avessimo votato il conto consuntivo, sarebbe andata a casa soltanto il consiglio comunale, e il sindaco e la sua giunta avrebbe continuato a gestire comodamente senza essere controllato dall'organo più importante, dall'organo di controllo e di vigilanza, che sono i consiglieri comunali. Io vorrei ricordare al sindaco che in realtà il gruppo di Alleanza per Paternò ha già abbandonato le poltrone della maggioranza, coerentemente ha fatto dimettere l'assessore Vito Rao, e abbiamo detto alla città che non potevamo più sostenere questo progetto, perché in realtà lui non ha rispettato il programma della campagna elettorale. Noi siamo pronti ad andare a casa, e io consiglio al sindaco e alla giunta di rimetterci al voto della città. Il gruppo di Diventerà Bellissima, insieme ad Alleanza per Paternò, ieri siete stati chiamati in causa dal sindaco, richiamati, diciamo così, tra virgolette, perché ha detto, insomma, che la mozione di sfiducia che avete firmato, in realtà per voi di Diventerà Bellissima, non è quello che avrebbe voluto, che vorrebbe il presidente Musumeci. Ma insomma, la tecnica di travisamento del sindaco ormai è nota, è da 3 anni che affrontiamo quotidianamente la capacità del sindaco di travisare qualunque notizia, qualunque dichiarazione, qualunque attività facciano i consiglieri comunali, di opposizione non. È chiaro che il fatto che il sindaco decida di rispondere attraverso delle polemiche o citando di incoerenza i gruppi consiliari, piuttosto che rispondere nel merito alla copiosissima documentazione, alle importanti argomentazioni che sono addotte a sostegno della mozione di sfiducia, chiarisca come il sindaco non abbia argomenti su questa vicenda, e né tantomeno argomenti per difendere 3 anni di inattività assoluta. Detto questo, insomma, al sindaco vorrei ricordare che lo strumento che viene assegnato ai consiglieri è proprio quello di far rispettare la volontà popolare. Perdere la maggioranza in 3 anni, e peraltro la maggioranza l'ha già persa l'anno scorso perché è da circa un anno che ha difficoltà in consiglio comunale, non può che attribuire ai consiglieri comunali tutti l'obbligo di riportare alla volontà degli elettori la scelta di chi li amministra. In questo caso credo che il presidente Musumeci, venendo a Paternò e valutando la mozione di sfiducia che abbiamo presentato io insieme agli altri consiglieri, insieme al capogruppo che Diventerà Bellissima, Anthony Di Stefano, non possa che essere d'accordo con noi, non tanto sull'operato del sindaco, quanto sulla necessità di rimettere la volontà popolare e il mandato elettorale agli elettori. E restando in argomento, in relazione alle dichiarazioni del consigliere Agata Marzola, il primo cittadino di Paternò, Nino Naso, ha voluto replicare.
Sindaco, dal punto di vista politico resta alta la tensione. Dopo la mozione di sfiducia di ieri si susseguono anche le parole da parte dell'opposizione. Lei vuole rispondere alla consigliera Marzola di che cosa vuole dire? Ma vedo che si è risentita, io vedo che non ha avuto il pudore di rimanere zitta, parlava di coerenza, di scelte che aveva fatto nel passato il sindaco Nino Naso. La mia coerenza è davanti agli occhi di tutti. Io nel mio primo mandato di assessore, allora ero assessore della Giunta Failla, completai il mio mandato, anche se c'erano state delle criticità, delle divergenze di idee, ma la gente mi aveva votato comunque il sindaco. Completare il mio mandato, poi l'ultimo mese era logico che mi dovevo dimettere perché ho scelto un altro candidato, ma completare il mandato è fondamentale, è non tradire, ecco, la fiducia che ti hanno dato i cittadini. Poi se parliamo delle cose che abbiamo fatto, forse perché il consigliere Marzola credo che sia un po' distratta perché... Ma perché davanti agli occhi di tutti? Abbiamo aperto la piscina, abbiamo inaugurato la piscina all'aperto qualche giorno fa. Sono in campo e stiamo completando tutta la rete idrica della parte alta della città. Abbiamo riaperto il quarto circolo, abbiamo asfaltato, non so da quanti anni non si faceva, il viale dei Platani, abbiamo asfaltato la via Sardegna. Partiranno i contratti di quartiere. Voglio dire, sono alcune cose, poi faremo un resoconto che non finirà mai, ma dove vivono? E in una, abbiamo preso una situazione deficitaria, siamo partiti con 6 milioni e 200 mila euro di debiti. Questo sindaco, e lo spiego ancora, è paternese, non potrebbe mai fare male a questa città, può fare solo del bene. Un po' di vergogna però. La devono provare. Chi ha cambiato casacca mettendosi con l'opposizione pensando di creare criticità. E ancora ricordo, lo ricordo alla consigliera Mazzola e lo ricordo al consigliere Sciacca. Ah, sono presidenti della commissione, uno della commissione bilancio e uno della commissione sport. Li hanno presi perché erano in maggioranza. Si devono dimettere da quei ruoli. Perché questa è coerenza, e anche coerenza cedere i sottogoverni che ancora hanno in atto perché sono stati incarichi fiduciari dati dal sindaco perché erano in maggioranza. Quindi questa è coerenza. La Procura regionale della Corte dei Conti ha chiesto alla sezione giurisdizionale siciliana la misura interdittiva legale per anni 10 e la sanzione di 1,2 milioni di euro per l'ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l'allora Collegio dei Revisori dei Conti per aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente. L'udienza è stata fissata per il prossimo 23 luglio a Palermo. Incontro oggi in Commissione Attività Produttive all'ARS con una delegazione delle aziende del pirotecnico in Sicilia. La Regione Siciliana metterà a bando entro il prossimo mese di luglio dei fondi per le aziende siciliane in ginocchio a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Incontro questa mattina presso la sede dell'ARS di Palermo tra la Commissione Attività Produttive e tre produttori siciliani di fuochi d'artificio, Alfredo Vaccalluzzo, Giuseppe La Rosa e Santino Tumore, rispettivamente in rappresentanza delle province di Catania, Palermo e Messina. Questi ultimi hanno preso parte all'incontro a distanza in videoconferenza. Argomento centrale del quale ci eravamo già occupati settimana scorsa continua a riguardare il profondo momento di difficoltà vissuto dalle aziende del settore pirotecnico. A seguito dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, infatti, così come dichiarato dagli stessi rappresentanti, l'intero comparto è stato letteralmente messo in ginocchio. Un problema molto serio che non accennerebbe a nessun possibile miglioramento. L'incontro di questa mattina, alla presenza dell'onorevole Orazio Ragusa, presidente della terza commissione all'ARS, è stato richiesto dall'onorevole Giuseppe Zitelli del gruppo Diventerà Bellissima, il quale, dopo aver ascoltato le richieste avanzate dai rappresentanti delle aziende siciliane del settore pirotecnico, ha voluto sottolineare
sottoporle all'attenzione dell'onorevole Ragusa, così da poter richiedere un intervento deciso e concreto a sostegno dei produttori siciliani di fuochi d'artificio e non solo. Oggi abbiamo avuto in terza commissione attività produttive questi ospiti, anche se in maniera telematica, quindi da casa loro, abbiamo avuto questi ospiti che hanno potuto far capire dall'intera commissione il periodo veramente brutto che stanno attraversando. In tutto il comparto sono circa 10.000 addetti per quanto riguarda tutte le province della Sicilia, e si è arrivato al punto, perché c'è stato anche un intervento da parte direttamente dell'assessorato alle attività produttive nella persona del dottore Roberto Rizzo, dove si è convenuto di fare che ci sarà un bando, credo nel mese di luglio, e un fondo di circa 148 milioni di euro, dove aziende, ma non soltanto del settore pirotecnico, ma in generale le aziende siciliane potranno partecipare. L'obiettivo di questo bando sarà dare una boccata d'ossigeno anche al settore pirotecnico, e certamente anche la procedura dovrebbe essere, così come ci ha detto il funzionario, il dottore Rizzo, una procedura snella per agevolare queste aziende. Quindi devo dire che tutto sommato, nonostante il brutto periodo e il contesto veramente brutto che stiamo vivendo causa Covid, la commissione è andata abbastanza bene, quindi credo che l'esito sia positivo. Aspettiamo il mese di luglio per far uscire questo bando e poter così partecipare tutte le aziende. In collegamento telefonico l'imprenditore Alfredo Vaccalluzzo, che questa mattina in videoconferenza ha partecipato all'incontro tenutosi all'ARS. Ma pare che hanno capito le difficoltà di cui stiamo attraversando nel settore pirotecnico, che da marzo sono saltati tutti gli eventi, come voi sapete, ancora non si sa la nostra ripartenza, se si completerà a fine estate o perlomeno non sappiamo se concludiamo direttamente senza lavori attualmente che sono tutti stati sospesi. L'ARS a Palermo abbiamo discusso, hanno capito un po' le nostre difficoltà che per sostenere già solo le aziende, perché sono aziende un po' particolari come licenza di pubblica sicurezza, quindi dobbiamo ottenere anche il massimo di responsabilità, anche che non è un negozio che tu lo chiudi e dici ok, lo chiudo e non apro più. Noi non ci possiamo permettere nemmeno di chiudere, perché essendo che trattiamo fuochi d'artificio devono essere tutelate, custodite, quindi abbiamo sempre dei costi impressionanti, quindi non puoi abbandonare una fabbrica, dici chiudo, e noi trattiamo fuochi d'artificio, quindi merce pericolosa, quindi dobbiamo essere sempre a vigilare. Quindi ci sono rimasti, a parte tutta l'indotto degli eventi, delle feste religiose, dei matrimoni, tutto sospeso, abbiamo anche tutti i costi giornalmente di custodire un'azienda, di essere sempre efficace per tutto quello che riguarda la manutenzione, impianti antincendio, quindi impianti luminari, di sorveglianza. Quindi che abbiamo fatto capire che non solo il danno del lavoro, ma anche il danno di siamo costretti per legge di mantenere sempre l'azienda efficace anche se non produce. Pare che hanno capito, quindi vediamo se fanno entrare, che hanno delle risorse a una parte del fondo perduto. Quindi l'unica nostra salvezza, almeno coprire quello che abbiamo perso, nessuno ce lo tornerà. E adesso ci fermiamo per qualche minuto. A tra poco. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiavi in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power.
Power. In questo periodo da Enel Green Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Enel Green Power, Contrada Trefontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Ed eccoci tornati in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo adesso di cultura. A Paternò si è tenuto questo pomeriggio presso la sala conferenze della biblioteca comunale un tavolo tecnico convocato dall'amministrazione comunale. Argomenti centrali: cultura e turismo. In questa occasione è presentato alla città il nuovo assessore alla cultura, l'avvocato Rosanna Anatoli. Conferenza programmatica in biblioteca comunale a Paternò, si parla di cultura, un incontro che ha voluto organizzare il sindaco Nino Naso e per l'occasione è stata presentata anche la delega che ha appena assegnato all'assessore Rosanna Anatoli, che appunto si occuperà di cultura. È stata anche l'occasione per un chiarimento proprio tra l'assessore Rosanna Anatoli e l'architetto Francesco Finocchiaro. E nel corso del suo intervento l'assessore Anatoli ha messo in evidenza la non conoscenza totale del territorio, quindi la necessità di poter lavorare con le associazioni che da tanti anni si occupano di cultura e di valorizzazione del territorio proprio per riuscire a raggiungere determinati obiettivi. Ma noi sentiamo proprio il sindaco Nino Naso e l'assessore Anatoli. Dopo la pandemia stiamo ripartendo, abbiamo iniziato con tutte quante le attività produttive, abbiamo incontrato tantissime categorie, dai commercianti ai titolari di palestre, di gambette di calcio, venditori ambulanti. Era giusto ripartire dalla cultura, era importante e anche era un momento per presentare il nuovo assessore alla cultura, l'assessore Anatoli. Ho detto alcune idee che porteremo avanti per quest'estate, perché da quando noi abbiamo ripreso i nostri eventi estivi, la Rocca Normanna, e quindi faremo vivere alla nostra gente, alla nostra città, ai nostri giovani dei bei momenti per quello che si può fare. Fino al 30 giugno ancora ci sono ristrettezze, vediamo cosa arriverà dal governo centrale. Ecco, con le giuste distanze di sicurezza vogliamo far godere dei momenti di serenità. Ecco, la cultura passa anche dalla riqualificazione dei beni del patrimonio culturale, storico, architettonico della città. In questo senso come vi state muovendo? Come avete visto voi, c'è l'architetto Laudani che per conto della dottoressa Lamagna e della regione stanno curando la nostra collina storica. Già abbiamo una convenzione con loro, ci sono dei progetti in itinere sia per la collina storica ma poi in particolare per il nostro castello normanno, e poi abbiamo i nostri investimenti che sono importanti per quel che riguarda sempre la collina, per quel che riguarda l'illuminazione per noi diventa una priorità. Stiamo inserendo delle somme nel prossimo bilancio che prevediamo di approvare a luglio. Diventa importante la fruizione della nostra collina e tutto quello che andremo ad organizzare. Assessore, oggi questo incontro si parla di cultura, lei innanzitutto ha voluto chiarire con l'architetto Finocchiaro l'equivoco che c'è stato tra di voi. Assolutamente sì, mi sembrava doveroso chiarire, chiamiamolo equivoco, effettivamente si è un po' equivocato sulle mie parole. Io ho chiesto scusa a Francesco, che conosco da una vita, da quando ero ragazza, ma purtroppo devo dire che abbiamo vissuto un momento, un'emergenza veramente drammatica con delle famiglie in piena difficoltà, con la paura di pigliare il virus, perché abbiamo lavorato quotidianamente e costantemente al comune, abbiamo fatto amministrazione tutti i santi giorni. È un po', diciamo, che è stato uno stress psicologico che mi ha portato a dire un termine, un aggettivo nei confronti di Francesco che non rientra nel mio stile, nel mio modo di essere o nel mio modo di vedere.
però diciamo che anche quello che ho scritto un po' è stato frainteso, perché io non ho mai detto di non credere nella cultura o che non si debba ripartire dalla cultura. Io sono fermamente convinta che la cultura sia un motore di ricerca, di sviluppo e anche di sviluppo della personalità dell'uomo. Ho sempre creduto, guarda, te lo dice una che ha sempre studiato nella sua vita, quindi non posso dire che non credo nella cultura, non è giusto dirlo. Però vedi qual è stato il problema, che in un momento in cui la gente ti chiamava e ti chiedeva qualcosa da mettere sulla tavola, mi è sembrato un po' diciamo superficiale parlare di investire, perché io l'ho intesa la frase, il titolo, come se dovessero investire delle somme, dei soldi sulla cultura, perché tutto quello che abbiamo rinvenuto in bilancio lo abbiamo raschiato per il servizio sociale. Tutto, abbiamo le ultime cifre, anche perché i soldi non sono bastati rispetto a quante istanze e domandine sono state fatte e continuano a farsi. Però ritengo che oggi dobbiamo girare pagina, dobbiamo precedentemente detto che dobbiamo lavorare tutti insieme. Io tutte le associazioni culturali le voglio al mio fianco per condividere il lavoro che dobbiamo fare come dei veri e propri consulenti tecnici, ma dobbiamo anche coinvolgere le famiglie, dobbiamo coinvolgere la scuola. La scuola è fondamentale per la cultura. Un patrimonio storico-artistico inestimabile, quello che si conserva sulla collina storica di Paternò, abbandonato a se stesso. Con il presidente dell'Archeo Club Ibla Maior, Francesco Finocchiaro, scopriamo l'ex convento dei Cappuccini. Cimitero monumentale sulla collina storica di Paternò, siamo qui questa mattina perché vogliamo entrare insieme a voi all'interno di quella parte del convento dei Cappuccini che oggi è abbandonato. Entriamo dentro perché all'interno ci sono delle opere pittoriche che sono del XIX secolo, abbandonate purtroppo ormai da decenni, in uno stato proprio, si trova in uno stato di abbandono totale. Noi entriamo con il presidente dell'Archeo Club, Francesco Finocchiaro, proprio per ricostruire e riappropriare la città di questa parte del suo patrimonio storico-artistico. È una delle tante opere importanti di questo edificio abbandonato, un edificio comunale che dal 1943 è stato destinato per urgenza, per l'urgenza dei bombardamenti del 43, a cimitero. Lo stato di conservazione in questo momento è veramente pessimo. Quest'opera in particolare veramente si sta poco a poco sfarinando, quindi sta perdendo la sua consistenza, e credo che non ci sia in tutto l'edificio un intervento di vero e proprio recupero. Qualche anno fa il Genio Civile ha cercato di consolidare la parte pericolante, però rimangono ancora aperte le questioni dei loculi e soprattutto le questioni legate a queste opere pittoriche che dovrebbero essere consolidate, restaurate e anche tutelate meglio. Questa non è l'unica opera pittorica che è qui all'interno, ne abbiamo altre due, sempre in contigue. Sì, ce ne sono alcune appunto adiacenti a quest'opera, c'è anche l'Ultima Cena che è nella parte bassa dell'edificio, c'è un'epigrafe importante anche nel chiostro, quindi è un monumento di particolare importanza anche nell'ottica della ricostruzione della storia della città. È un monumento appunto che meriterebbe grandissima attenzione da parte non solo degli studiosi ma anche di chi ha il dovere di tutelarlo e di recuperarlo senza dubbio. Ecco, parliamo proprio degli studiosi, perché recuperarlo permetterebbe anche di studiarle queste opere, visto che non si sa tantissimo su di loro. E recuperarle intanto significa dare la possibilità alle future generazioni di poterne fruire, questo già è importante. Sicuramente recuperarle significa studiarle meglio, quindi capirne meglio l'origine, la consistenza, gli autori, il significato iconologico e iconografico rispetto a quella che è la pittura in questa città, quindi si aprirebbero anche nuovi scenari. Non è l'unico spazio che meriterebbe tutto questo, però oggi mi sembra veramente interessante, proprio in questa giornata, partire da Santa Barbara, partire da questa immagine iconica per la città, importante per la città,
E dobbiamo recuperare le nostre tradizioni, la nostra identità, la nostra cultura. Mi piacerebbe dire dobbiamo recuperare la nostra vera identità antica, perché l'abbiamo praticamente persa. E se perdiamo la nostra identità non abbiamo le basi per poter pensare al futuro. Lei proprio qualche giorno fa ha parlato di opere, insomma, a Paternò, di monumenti, di archeologia, tutto quello che ovviamente riguarda la cultura legata anche al turismo Paternò poco valorizzata. E da quell'articolo che lei ha fatto per il Corriere Etneo, poi ne è scaturita una polemica, l'assessore Rosanna Anatoli, che ora ha la delega alla cultura e al turismo, le ha dato del demente. Come ha preso questa offesa che le è stata rivolta? Quella è stata un'espressione infelice che credo che abbia colpito un'intera filiera, un'intera collettività. Però sono sicuro che l'assessore da questo punto di vista ha riflettuto su questo tipo di espressione, ne sono assolutamente sicuro. E rimane però centrale non tanto la polemica, perché se noi ci fissiamo sulla polemica non abbiamo colto il senso della questione. Dobbiamo invece maturare, la collettività deve maturare, il senso di appartenenza e la consapevolezza che senza la cultura non si può ripartire veramente. Guardi, io le voglio citare un piccolissimo aneddoto che ho acquisito 5 minuti fa. Un signore si è avvicinato e mi ha raccontato che 40 anni fa su questa acropoli nessuno veniva perché il castello era chiuso, perché gli edifici erano diruti, perché tutto era abbandonato, insomma. E i flussi turistici che andavano verso l'Etna non venivano captati da Paternò. Cosa è cambiato in 40 anni? Ed in chiusura ci spostiamo ad Adrano e parliamo del mercato bisettimanale. Dopo il lungo periodo di chiusura, la gente è tornata a fare acquisti tra le bancarelle. Vediamo. Lento ritorno alla normalità al mercato bisettimanale di Adrano, uno dei più grandi della provincia di Catania. Gli affari fra le bancarelle non sono ancora quelli di una volta, ma la gente è tornata a fare acquisti in via San Leo e lungo le traverse della parte alta di via della Regione, sebbene con la mascherina. Stamattina siamo andati a sentire gli umori degli operatori commerciali e dei clienti. Sentiamo gli operatori del mercato, allora ci dice come vi siete attrezzati, ho visto il gel. Certo, abbiamo dovuto attrezzarci in base alle nuove dispositive per cercare di creare un ambiente più idoneo, diciamo, al buon funzionamento del mercato. Abbiamo messo il gel, abbiamo a disposizione dei clienti i guanti e cerchiamo di andare avanti. Visto che in questi mesi è diventata veramente una cosa veramente quasi insostenibile, anche se devo dire che in molti mercati, diciamo, che molti sindaci si sono comportati veramente male e non hanno riaperto il mercato. Parlo per esempio di Randazzo. Signora, al mercato con la mascherina, vero? Già, e che vogliamo fare? Lo dobbiamo tenere obbligato. Siamo costretti, seguiamo le regole, così va tutto bene. Tutta la famiglia al mercato con la mascherina, vero? Sì. Che significa, ecco, fare la spesa con la mascherina al mercato? No, ci dobbiamo abituare, perché è difficile sopportarla più di 10 minuti, però il periodo è questo e quindi ci dobbiamo abituare. C'è una particolare con il milanista, immagino. Sì. Da generazioni. Sì. Signora, come va la spesa al mercato con la mascherina? Ma veramente questo è il primo giorno che stiamo uscendo dopo tanti mesi. Come ha trovato il mercato allora oggi? Ancora stiamo arrivando adesso, ma abbastanza confusione comunque c'è. Non si può respirare con la mascherina, ma tutto sommato è andata bene. C'è un po' più confusione dell'ultimamente che c'è stata, che sono venuta. Cioè, questa volta un po' meglio. Le mascherine le indossano tutti oppure qualcuno no? Qualcuno no. No. No, però bisogna indossarle perché è giusto, cioè è una cosa giusta. Ho visto se tutti hanno indossato la mascherina oppure? Purtroppo no, non tutti. Tanti ce l'hanno ma non la usano. Possiamo dire che è tornata la normalità al mercato o ancora no? Quasi la normalità, piano piano ci stiamo un po' mettendo alla riga. Ancora del tutto no, perché la gente è ancora un po' spaventata, un po' traumatizzata. Ma piano piano si arriva a tutto, speriamo che a presto torniamo come prima. Comunque c'è più gente rispetto ai primi giorni di apertura? Sì, piano piano sì, qualcuno in più c'è, si vede che da giorno in giorno la gente è un po'... Prima era meglio, ora è più lento, ci stiamo perdendo troppo. C'è meno gente rispetto, diciamo, al solito? No, la gente c'è però non compra nessuno.
Sentiamo altri operatori del mercato di Adano, come vanno gli affari rispetto a prima? Allora, ringraziamo l'amministrazione intanto che ci ha dato la fiducia di poter riaprire con le giuste restrizioni, però siamo contenti perché la popolazione ci ha aspettato anche dopo 3 mesi di difficoltà, perché noi siamo stati abbandonati dallo Stato, perché abbiamo ricevuto solamente 600 euro che non bastano neanche per poter mantenere la famiglia. Però l'amministrazione di Adrano, come quella di Paternò, di Biancavilla, ci hanno permesso di lavorare senza molte restrizioni troppo pesanti e stiamo iniziando a lavorare. È una ripresa che sarà difficile perché tanti colleghi nostri non hanno avuto anche la forza neanche di riaprire il mercato, perché non avendo merce e lasciando merce invernale a deposito sono stati penalizzati e stanno trovando difficoltà a ripartire. Però, insomma, ci sono i suoi colleghi che hanno deciso di non riaprire, ce ne sono? Non hanno deciso, sono impossibilitati di riaprire perché avendo il cambio stagione si ritrovano praticamente con merce che non hanno i soldi per poter comprare la merce, perciò sono in difficoltà. Infatti abbiamo fatto, noi stessi ambulanti, stiamo raccogliendo fondi per i ragazzi altri ambulanti come noi per farli ripartire, perché in questo momento è un momento difficile per tutti. Questo è importante, quindi state aiutando anche i vostri colleghi. Certo, come diceva appunto il mio collega, ci stiamo ritrovando così in una situazione abbastanza difficile. Con questo servizio si conclude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Come sempre grazie per aver preferito la nostra informazione. Una buona serata.